Intanto partiamo dalle promozioni, che sono sempre il dato più bello che si può ricordare in una società. Siamo arrivati a 18, dalla prima all'ultima, che è quella appunto del passaggio dall'eccellenza alla Serie D. 18 promozioni, c'è uno scudetto dilettanti vinto nel 56-57, cioè allora come oggi le vincitrici dei gironi di Serie D fanno un torneo nazionale fra di loro, e la vincitrice assoluta va a cucirsi sulla maglia questo scudetto della Serie D. Quindi è l'unico trofeo che, diciamo, da Ravenna è riuscito a portarsi a casa a livelli importanti. Poi c'è una regola che forse non tutti sanno, ma per 5 anni consecutivi la Ravenna è rimasta imbattuta in casa, in campionato. Erano gli anni, la seconda metà degli anni 30, si giocava alla Darsena, e Ravenna fece 63 mesi di imbattibilità casalinga, dal 29 novembre del 36, quando perse 5-0 col Forlì, all'1 marzo 42, quando fu Limolese a vincere 2-0, interrompendo una striscia di 71 partite con 66 vittorie e 5 pareggi. Un record credo difficilmente eguagliabile, credo quasi impossibile da superare per chiunque. L'ultimo dato importante, vogliamo ricordare anche l'unico campionato che Ravenna ha chiuso imbattuto nella sua storia. Il campionato allora si chiamava di promozione interregionale, 54-55, Ravenna fece 30 partite con 26 vittorie e 4 pareggi. Ci è andato molto vicino nell'anno di promozione, il primo anno della cooperativa, ci fu quella svista all'ultima partita in casa dell'avversario che impedì di eguagliare quel primato. Di giocatori a Ravenna ne sono passati tanti, davvero. C'è stato un momento che Ravenna era proprio un laboratorio di lancio di tanti giovani talenti che poi hanno giocato in Serie A e in Serie B stabilmente. Se noi andiamo a fare i nomi non ha senso, perché insomma, chi segue Ravenna abitualmente sa quali sono i giocatori che sono passati di qua nei tempi recenti, anche in quelli più lontani. Diciamo che per chi non conosce ancora a fondo la storia della Ravenna si possono ricordare quelli che sono i due leader delle due classifiche, cioè quella dei fedelissimi, cioè il giocatore che ha più presenze in assoluto nella storia della Ravenna, che è Camillo Rizzo con 386 partite, l'ultimo campionato, l'unico giocatore della Ravenna che ha raggiunto e superato le 300 partite, mentre per quanto riguarda i gol a doccia c'è Cecco Cortesi, un giocatore che ha iniziato a far gol praticamente da quando ha iniziato a giocare a Ravenna da giovanissimo, che ha segnato 139 reti, l'unico giocatore che ha raggiunto e superato quota 100. Anche qui parliamo di due traguardi che sarà difficile pensare che possano essere eguagliati.